sono bloccati tutti i terminali e fogliettini già dall'inizio non entravano, siamo stati in fila e basta. È tutto quanto bloccato, io vengo da fuori Roma, addirittura sono venuto qua perché dicono che sia l'unico sportello aperto. Così da mercoledì scorso, file interminabili, sportelli chiusi o attivi a singhiozzo, computer in tilt, giorni nerissimi per le poste italiane, alle prese con un blackout informatico mai visto e con utenti spesso infuriati. Ci saranno più di 100 persone e stiamo aspettando così, ci fanno girare da una posta all'altra. Niente, non riusciamo a risolvere i problemi. Tutta colpa del programma che gestisce la rete informatica, spiegano oggi dalle Poste. Il sistema è appena stato aggiornato, ma qualcosa è andato storto, gettando nel caos i 14.000 sportelli sparsi per la penisola, affollati in questi giorni, tra l'altro, da tanti anziani che cercavano di riscuotere la pensione. Chi non è riuscito a pagare una multa in tempo per colpa delle Poste potrà essere risarcito in qualche modo? E verrà avviato con il cittadino che ha avuto questo disservizio una negoziazione per capire come, diciamo, compensare al meglio, nei limiti della normativa, questo disagio. Le scuse puntualmente rivolte agli utenti questa volta insomma non bastano. Le associazioni dei consumatori chiedono un tavolo di conciliazione per risarcire i cittadini. Nei prossimi giorni incontreranno Poste Italiane, che intanto lavora per rimediare alla brutta figura e riportare tutto alla normalità, si spera, da domani.